Il programma è presentato da Sono sempre qui a Da Procida per intervistare un noto bidello di questa grandissima scuola che quest'anno non è stato in concorso ma l'anno prossimo sì. Siamo in compagnia di? Il vostro nome? Vincenzo Caso, il custode del liceo Da Procida. Benissimo, l'anno prossimo lei sarà in concorso per il grande bidello. Cosa l'ha contraddistinta dagli altri bidelli in questa scuola? Perché facendo varie domande ai vari alunni siete risultati tra i bidelli più popolari di questa scuola. Ma il discorso non è la popolarità, il discorso è che ormai da circa 20 anni che io insieme ai miei colleghi lavoriamo in questo liceo, l'obiettivo primario ce lo siamo posti dall'inizio, che era quello praticamente di dare una possibilità a voi studenti come priorità assoluta, perché la priorità siete sempre voi, di rendere un liceo sempre migliore di quello che è stato fino a oggi, anche rendendosi conto praticamente che a livello di infrastrutture siamo a zero, anche perché praticamente i fondi non ci sono, gli enti locali non ci aiutano e diciamo che il successo di questo liceo è stato praticamente un team che si è formato circa 10 anni fa. All'epoca c'era il dirigente Nicola Scarsi e in questi 10 anni e dopo che è andato via lui, anche adesso con l'attuale dirigente Vairo, si è pensati a migliorare anno per anno e a pensare che cosa fosse necessario e prioritario ogni anno praticamente in corso scolastico. Siamo arrivati a un buon risultato, c'è tanto da fare. E non si tratta di essere meglio o peggio di qualcuno, ognuno di noi è impegnato nelle sue capacità e nelle sue possibilità di poter fare sempre di più per migliorare la struttura del liceo. Il bidello, cioè soprattutto tutti i bidelli in generale, sono considerati come il papà degli studenti e degli amici. I consigli che ogni volta date agli studenti che vengono da voi per cercare un servizio oppure anche un consiglio? Siamo tutti quanti dei padri, quindi automaticamente cerchiamo sempre l'interesse dei ragazzi, cerchiamo di aiutarli in tutto ciò che hanno bisogno, al di là di ciò che dello scolastico e non praticamente. Come lasciano i bagni e le aule gli alunni del Da Procida? Ma i ragazzi, io devo dire la verità, rispetto agli anni precedenti, io noto che c'è stato sicuramente un miglioramento e vedo che questa situazione va migliorando ovviamente ogni anno che passa. Il segreto, praticamente la risoluzione a questo problema siete voi, cioè che quando vedete qualcuno che non si comporta tanto bene, voi stesso potete risolvere questo problema indipendentemente da noi. Abbiamo saputo comunque dai vari alunni che lei è molto popolare, quindi ha vari fan. Cosa vuole lasciare un messaggio a questi fan, agli alunni del Da Procida? Credere, obbedire e combattere. Per chi vuole diventare un grande bidello, i 5 punti che deve seguire per raggiungere questo sogno, diciamo?
Ma il grande bidello, diciamolo, il grande operatore scolastico. Ormai la funzione del bidello è una funzione molto estesa, che non si limita solo alla pulizia, ma si limita praticamente all'essere informato su tutto e a saper fare di tutto. Quindi non sono praticamente cinque, bisogna dare il massimo di se stessi, aggiornarsi, e quello che si è imparato cercarlo di poterlo trasmettere ad altri. Va benissimo, grazie. Il programma è presentato da